Green Pass falsi, venduti sul web e inviati via chat, certificati in grado di superare normali controlli e realizzati, secondo gli inquirenti, da professionisti. Una vera e propria organizzazione, per la Procura di Termini Imerese, le cui indagini hanno fatto scattare perquisizioni e sequestri nell'ambito di una vasta operazione che ha riguardato anche la provincia di Lucca. Sono di Lucca infatti alcuni dei 25 indagati, tra cui perfino minorenni, cui, per l'accusa, i genitori avevano fatto ottenere il documento falso per evitare il vaccino contro il coronavirus. Gli investigatori della sezione DPG della Polizia di Stato, al termine di complesse indagini informatiche, sono risaliti alla struttura che pubblicizzava in diversi canali presenti sulla piattaforma Telegram la vendita di certificazioni verdi Covid-19 per persone senza vaccino. Sono 20 le perquisizioni ordinate in ambito nazionale, tra cui la città di Lucca, che hanno consentito di sequestrare, oltre ai Green Pass cartacei, più di 30 dispositivi informatici, all'interno dei quali i certificati erano conservati in formato digitale.